sono tutti figli di Berzò. Da da da. Volevo ringraziare Liberi.tv perché oggi vorrei parlare ancora del Cantiere, l'Associazione di Cultura Politica, che vuole essere un laboratorio, una possibilità di vivere la vita politica in maniera altra rispetto al potere dominante, egemone. Altra che vuol dire? Che noi abbiamo messo su un gruppo di persone che sta insieme su due principi in realtà, sul principio di lealtà e quello di fiducia. Lealtà ciascuno nei confronti dell'altro e fiducia nel prossimo, fiducia in noi stessi e negli altri. Ecco perché con questi due presupposti può nascere forse l'idea di questa intelligenza collettiva e connettiva, dove c'è la possibilità appunto che le fragilità di ciascuno possano incontrare la fragilità dell'insieme. Infatti, secondo me, l'idea iniziale del Cantiere, dell'associazione che presiedo, è proprio quella di costruire qualcosa di fragile, non debole. La debolezza è un'altra cosa. La fragilità è quello che noi abbiamo come limite umano, come possibilità individuale, come confine alle nostre capacità. E questa fragilità è come i cristalli. Il cristallo è prezioso, il cristallo è tagliente, il cristallo è trasparente, chiaro. Il cristallo ha delle qualità che sono quelle della fragilità, mentre la debolezza è la fiacchezza, la codardia, l'incapacità di muoversi, l'apatia. Ecco, se solo chi è debole non ha la forza per sostenere il peso delle proprie fragilità. Che siamo fragili lo sappiamo, e quindi costruire questa intelligenza collettiva su un'ottica orizzontale, dove non c'è una gerarchia, ma soltanto delle funzioni. Noi infatti abbiamo usato una metafora, come la squadra di calcio del 1982, quella, la nazionale di Enzo Berzot, e il progetto che abbiamo in mente, cioè quello di studiare, promuovere, innovare la forma partito, pur non essendo un partito, perché noi siamo un pensatoio, una sorta di think tank, la forma partito che abbiamo chiamato appunto progetto Enzo Berzot, e dove appunto non è un allenatore, è lo spirito di squadra, la capacità di gruppo, la collaborazione, la cooperazione, la solidarietà sulla spinta della libertà, della forza storica della libertà. E quindi in questa nostra libertà noi esprimiamo noi stessi, le nostre idee, facendo circolare queste idee, ma senza cadere poi nel circuito vizioso della partitocrazia, cioè della sopraffazione, del sopruso, dello scontro fino a se stesso. E quindi abbiamo costruito una specie di campo altro, cioè un altro piano rispetto a quello egemone, non direi più della politica, ma della politica politicante, dell'affarismo. I partiti politici oggi sono in crisi perché sono comitati d'affari, non c'è più formazione di classe dirigente, non c'è più circolazione delle idee. E allora i pensatori, questi gruppi, queste associazioni possono svolgere un lavoro, un ruolo determinante per fare in modo che ciascuno possa partecipare alla vita politica anche con l'azione, ma senza dimenticare il pensiero, cioè pensiero e azione insieme. E un pensatoio parte proprio dal pensiero, quindi la politica è cultura, la cultura è politica. Su questa fragilità ovviamente noi ogni giorno rischiamo di frantumarci, che basta che anche al nostro interno qualcuno si muova come un elefante in una cristalleria e rischiamo, ma questo rischio che ci permette di non avere probiviri, di non avere commissioni di garanti, ma l'unica garanzia è la fiducia di ciascuno per l'altro. Ecco, la nostra forza è proprio in questa nostra fragilità. E appunto il Cantiere come associazione di cultura politica non è un partito, non vuole sostituirsi ai partiti, ma vuole svolgere un ruolo politico, un ruolo culturale.
E lo ha fatto in questo anno. Noi siamo nati il 16 novembre 2013 con un'assemblea ovviamente dei soci fondatori, quindi un gruppo ristretto. Poi abbiamo fatto un'assemblea congressuale il 9 marzo 2014 e in questi mesi, in questo primo anno di vita, abbiamo fatto una serie di iniziative da una valenza politica importante, cioè anzitutto come se vivessimo un seminario permanente. E quindi abbiamo fatto la prima tappa sulla legge elettorale, sulla riforma della legge elettorale. Ovviamente si è parlato anche del Senato, della Repubblica, delle riforme istituzionali, e con anche ospiti e personalità del mondo della politica, della cultura, dell'accademia, che hanno dato forza alle nostre idee. Con noi in quell'occasione c'era Claudio Martelli, ex ministro della giustizia, Benedetto della Vedova, Roberto Giachetti. E poi abbiamo fatto un'altra tappa invece appunto dedicata su arte e bellezza, dove ha partecipato anche Dante Ferretti, lo scenografo 3 volte premio Oscar, che tra l'altro è socio onorario dell'associazione Il Cantiere, ma anche con artisti come Francesco Bronzi, Camilla Ancilotto, dove l'arte diventa un elemento di costruzione anche sul piano politico, come l'arte della politica. La politica noi l'abbiamo definita come l'arte del nuovo possibile. E poi un importante incontro tra i vari tanti incontri che abbiamo fatto, a cui forse vorrei fare riferimento con maggiore attenzione, è stato quello dedicato proprio alla forma partito, che abbiamo realizzato, organizzato insieme alla rivista Reset con Giancarlo Bosetti, era presente Mauro Calise e tutta una serie di altre personalità. Vorrei ricordare Salvatore Bonfiglio, il professor Salvatore Bonfiglio, che è anche lui iscritto alla nostra associazione, e su quelle cose si è costruito un percorso. Abbiamo messo insieme anche le diversità, sia persone che si trovano in partiti di centrodestra, di centrosinistra, di centro, penso a Chiara Geloni, che più di un'occasione è stata tra i nostri relatori, ospiti, e che oggi è diventata anche lei socia onoraria del Cantiere. Ecco, questa diversità è la nostra forza, la diversità ciascuno però la ritrova nell'uguaglianza, cioè la diversità non è un valore, è l'uguaglianza il valore della diversità, e quindi mettere insieme le diversità spinge e obbliga a un metodo, che non è il metodo partitocratico, non è il metodo diciamo del conflitto perenne, non è il metodo del mors tua vita mea, ma il metodo del dialogo e del contraddittorio, un metodo liberale. Così l'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, a fine gennaio 2015, in una domenica mattina, che poi si è protratta anche per la fase della sessione pomeridiana, ha svolto il suo secondo congresso, un'assemblea annuale, dove si è anche votato per il rinnovo degli organi statutari. La mattina è stata dedicata a un tema, cioè comunicare la politica. Ovviamente alcuni esponenti del Cantiere, come il presidente onorario Fabio Verna, come Gina Gioia, Elisa D'Ippolito, Camilla Nata, hanno dato diciamo espressione a cosa è il Cantiere anche agli ospiti esterni che sono intervenuti. E proprio su questo, per esempio, vorrei ricordare l'intervento di Arturo Diagonale, che è il direttore del quotidiano L'Opinione. Vorrei ricordare l'intervento che comunque ha ripreso anche Radio Radicale, della mattina, di Bobo Craxi, di Pier Virgilio D'Astoli, il presidente del Movimento Europeo e quindi allievo e assistente di Altiero Spinelli, quindi tutto il discorso del federalismo europeo che l'associazione vuole portare avanti, ancora Chiara Geloni e soprattutto Gianni Betto, che in quanto ex direttore del centro d'ascolto radiotelevisivo e di informazione, ha fatto proprio una relazione che si svolge proprio sulle cifre, sui numeri,
delle ultime elezioni europee e che fanno vedere la concomitanza tra alcuni risultati elettorali dei partiti politici e la loro presenza televisiva come ascolti. E per questo vorrei ringraziare tutti, è stata una giornata comunque partecipata. Non era facile domenica venire ad assistere a qualcosa del genere e rinunciare magari a iniziative più ludiche e più divertenti, ma ci siamo divertiti, siamo stati bene, c'era un bel clima, ognuno si è sentito accolto dentro il cantiere, perché il cantiere ha questa capacità di allargare le braccia per accogliere le persone e farle sentire come parte del gruppo, parte del progetto. E pomeriggio c'è stato poi il dibattito interno, grazie a libri.tv voi potete ritrovare i vari interventi anche in audio video, e è stato un dibattito intenso anche con momenti di criticità costruttivi, diciamo di dialogo e contraddittorio. A volte sorridente, a volte più serio, ed è stato un modo di lavorare insieme, secondo me, molto fruttuoso. Quindi, alla fine, questo clima, anche nel momento del dissenso, si è ricucito intorno al rinnovo delle cariche, che poi in realtà non sono delle cariche gerarchiche, ma sono delle funzioni che ciascuno svolge. Di nuovo per acclamazione Fabio Verna, il professor Fabio Verna è stato diciamo, acclamato presidente onorario. Io svolgo un po' il ruolo di coordinatore, nello statuto abbiamo messo presidente per un fatto proprio istituzionale legato a vocabolo burocratico, ma in realtà io sarei il coordinatore di questo gruppo e ho riavuto la fiducia del cantiere e di ciascuno per intraprendere ancora per questo anno questa responsabilità. E poi il tesoriere, di nuovo Paolo Catalfamo, che ha ben lavorato, e così abbiamo comunque messo giù già l'elenco dei nominativi che faranno parte del consiglio direttivo, ma tutto questo ha soltanto una funzione, diciamo, di ordine rispetto comunque a una prassi legata molto invece alla iniziativa di ciascuno, all'intraprendenza di ciascuno, alla capacità che abbiamo di relazionarci con gli altri all'interno del gruppo. Non abbiamo i gradi sulla giacca, non ci sono colonnelli, tenenti e sottufficiali, siamo una squadra, come la squadra del 1982, e quindi c'è Zoff, c'è Cabrini, c'è Conti, c'è Paolo Rossi, c'è Antonioni. Ciascuno sullo stesso piano, che è il terreno di gioco, ma è un terreno altro, un campo altro. La partita ce la giochiamo, il mondiale loro lo hanno vinto, noi per il momento ci accontentiamo di essere una squadra, anche se fragile.